Ciao Dreamers, nuovo tutorial per voi e oggi mi sono ispirata ad un'aquila. In realtà doveva essere un cacatua, ma il becco non mi era venuto bene e mi è venuto quello d'aquila. Avete la voce fuori campo perché non posso parlare e scusatemi se vedete la maglia un po' macchiata, ma l'ho macchiata facendo il lavoro durante il tutorial con il lattice e quindi ora la dovrò buttare. Niente, non mi dilungo oltre, vi lascio al tutorial, vediamo cosa ho combinato. Bacissimi! Ciao Dreamers, iniziamo col tutorial. Dato che anche oggi non posso parlare, vi spiego velocemente fuori campo cosa faccio. Ho messo già la calotta e ho già creato il becco con la slaga e con il lattice. E adesso vado a colorare solo la calotta, quindi solo la parte della testa, con il bianco della Snazaroo. Non vedete il passaggio del becco perché inizialmente doveva essere un cacatua, quindi un pappagallo. Poi però il becco non mi è venuto bene e mi è venuto da aquila e quindi ho corretto il corso d'opera. E siccome ci sono volute 2 ore per fare il becco, perché appunto ho avuto problemi, quindi non l'ho registrato per questioni di tempo. Prendo ora il lattice Kryolan e inizio ad applicare le mie piume bianche. Sono piume finte, ovviamente, non piume vere, ci mancherebbe altro. Le applico sulla calotta, quindi nella parte superiore, con la parte delle punte, quindi la parte proprio iniziale, verso il muro. Non vedrete questo passaggio intero perché ci è voluto molto tempo, quindi vedrete solo alcuni passaggi. Applico altre piume e le applico nella zona della fronte e poi nei lati delle guance in modo da dare quell'effetto appunto di piume che vanno una sopra l'altra. Con l'acquacolor bianco vado a colorare la zona in rilievo delle sopracciglia, dove poi applicherò delle piumette molto molto piccole per dare quell'effetto di piume giovani.
Lascio asciugare un po' le mie piumette e vado ora a colorare il becco. Utilizzo un acquacolor arancione della Snazaroo e uno giallo ocra, sempre della Snazaroo, e li applico con il pennello piatto. Deve essere molto bagnato perché la slug tende comunque a intaccarsi quando si tocca, anche quando c'è il lattice sopra, e quindi usandolo molto bagnato il pennello tende a scivolare meglio. Con un pennellino piccolo, piatto ed un acquacolor nero della Diamond FX vado a ridefinire bene le mie narici e la parte del becco che è scavata, in modo da definire appunto l'apertura del becco. Prendo di nuovo il bianco della Snazaroo e il mio pennello a lingua di gatto e applico il bianco su tutto il viso, e anche sul collo e sulla parte dove c'è la maglia. Ora un acquacolor giallo limone della Snazaroo e vado a colorare il becco ancora una volta. Mischio il giallo con l'arancione in modo da dare un colore ancora un po' più chiaro. Prendo la palette Makeup Delight di Neve Cosmetics e uso Biker Chic per creare un po' di ombra nella zona degli occhi, in modo da far sembrare gli occhi più infossati. Metto delle piume anche sulla zona delle guance, infilandole dove c'è la slug, quindi dentro il becco, e un lato l'ho già fatto, vado a fare l'altro. Prendo il giallo della Snazaroo per andare a sfumare un pochino l'angolo interno dell'occhio, perché lei comunque l'Aquila ha questo giallo, un po' di giallino che si sfuma, e quindi velocemente con le dita vado a sfumare. Passo ora una matita nera nella rima interna dell'occhio, sia superiore che inferiore, per dare più intensità al mio sguardo.
Continuo ad attaccare piume portandole tutte fino anche al collo, quindi le attaccherò anche sul collo. Un acqua color bianco della Snazaroo e un pennello a penna di precisione vado a creare delle finte piume negli occhi in modo da dare l'effetto piuma e vado poi a ritoccare con il giallo e l'arancione le parti dove ho inserito le piume nella slug e dove ho rimesso il lattice. Ed eccoci qua, Dreamers, questo è il tutorial finito, sentite la voce fuori campo perché non posso parlare, spero che la mia aquila vi piaccia, vi mando un grossissimissimo bacio, alla prossima, ciao Dreamers!